Non come quando io ero piccolo. Quando io ero piccolo c'era il pericolo dell'orco che voleva altro, ma non reclutarti per fare il palo per vendere l'hashish. Io lo chiamo il pericolo delle stalle. C'era un ragazzino che io avevo preso come maestro di strada insieme a loro in affido diurno in orario scolastico perché era stato buttato fuori da scuola e l'alternativa sua era la stalla dei camorristi del quartiere perché hanno la passione dei cavalli e delle corse. E lui mi dice: Ciro, ma perché fino a luna? Non puoi venirmi a prendere alle 3? Perché alle 3? Perché c'è Sasà che mi viene a prendere, mi porta nella stalla fino alle 8 di sera. Ecco, lui aveva chiesto un aiuto, era solo nella stalla e chissà cosa succedeva nella stalla perché nel fieno c'è di tutto, oltre che ai grandi che fanno discorsi pericolosi, capito? Insomma, questa è la dura, durissima esperienza. Ora reclutano proprio i ragazzini che più sono soli più sono reclutati dalla criminalità. Quindi la strada è molto... Prima il rischio è rimasto molto, anzi è cresciuto. Non c'è più controllo sociale, non c'è più manco un controllo sociale. C'è un po' rigato. Torniamo, Arianna, torniamo ai figli, no? Abbiamo sentito prima i nostri tre ragazzi, Sara, Maria e Eugenio, che sono di un liceo classico, un liceo scientifico. Adesso ascoltiamo quelli più piccoli. Quelli più piccoli che cosa pensano della solitudine, se si sentono soli? Fabrizio Pieracci ha incontrato un gruppo di giovani studenti di prima media dell'Istituto Comprensivo e Spazio di Monte Rotondo. Sentiamoli. Ragazzi, oggi parliamo di un tema un po' complesso. Il tema è la solitudine. E Valentin, tu cosa fai quando sei solo? Più delle volte scendo sotto casa mia perché io ho un gattino e diciamo ci gioco, ecco, lo faccio giocare, così mi sento, mi tranquillizzo un po' di più. Tommaso? Mi sdraio in camera a leggere, no, vado fuori, mi arrampico su un albero, là mi sento protetto. E Matteo? È come dire, io no, non riesco su certi argomenti a pensarla come mia madre, magari neanche lei come me, e per questo siamo un po' diversi. E questa cosa ti fa sentir solo? Sì, spesso mi sento solo perché non avendo fratelli o amici che mi abitano vicino, penso a che cosa posso fare, no? Dentro casa, oppure esco fuori, già un po' fuori a calcio. Oppure mi metto con la testa sopra la cucina, coprendomi il viso, a riflettere, no? Mi sento sola, per esempio, dopo una giornata di lavoro a scuola e rientro a casa. Ci sono i miei genitori, perché la mamma lavora a Roma, viene la sera molto tardi e il mio papà ogni volta viene per accompagnare la mia sorellina, però anche con la nonna mi diverto. Quando invece ho voglia di starmene da solo mi metto sotto la scrivania con la sedia che mi copre, perché almeno mi sento più protetto, più riparato. Poi magari mamma e papà iniziano a cercarmi, mi chiamano per casa e quando iniziano a chiamarmi non mi fa effetto, io aspetto ancora un po'. Poi però iniziano a disperarsi, escono di fuori, non sanno dove andare a vedere, allora esco dalla scrivania. A volte mi sento tanto sola perché a casa sono da sola, i miei genitori sono presi dal lavoro e non ho nessuno con cui giocare, e così mi creo una tenda sul letto e gioco davanti al computer o confesso tutta la mia cagnina. Il disegno fatto da me è un bambino seduto sulla luna, lasciato in disparte col viso triste, e sta pensando un orologio. E quell'orologio gli dirà quando i suoi genitori verranno a casa e gli diranno: vieni a giocare con noi. Ed è quello che ogni bambino, che sia piccolo o grande, vorrebbe sentire. Ed è Adriana, prima media.
Il mio disegno è una trottola che gira veloce e non si stanca mai, sempre più veloce, gira all'infinito, si diverte ma è sola, ma gira, gira e rigira, è instancabile però riflette su perché è sola, non calcolata però è addolorata, anche se ha colori, piena di colori e quindi vivace. Ed è questo disegno senza nome. Ne abbiamo un altro ed è questo. Nel mio disegno ho rappresentato una ragazza che con lo sguardo triste guarda sulla terra dalle nuvole. Lei non ha nessuno vicino e guardando sulla terra e vedendo il gioco dei bambini la fa sentire tanto sola. La sua piccola fatina cerca di consolarla, ma la ragazza non stacca gli occhi dalla terra. Il sole splende sull'erba, ma lei è nascosta dalle nuvole fredde e morbide. Il quarto disegno che vedete qui sul pannello appartiene a questo tema che adesso vi leggerò. La solitudine è quando una persona non ha amici e parenti che gli vogliano bene. Io mi sono sentito solo molte volte, specialmente all'asilo. Non avevo amici, nessuno voleva giocare con me e ci stavano dei bambini che si mettevano sotto ai banchi, mi toglievano le scarpe e me le buttavano nel cestino della spazzatura. Un'altra volta che mi sono sentito solo è stato quando avevamo fatto una partita di calcio in prima elementare. Nessuno mi passava la palla, anche se ero solo davanti al portiere e mi toccava correre in continuazione per il campo. Ogni volta che mi sono sentito solo provavo sempre dolore, piangevo sempre, nessuno mi riusciva a calmare. Quando ero triste mi mettevo in camera sotto il letto e piangevo in silenzio perché volevo che non mi sentivano mentre piangevo perché mi vergognavo. Nel mio disegno sulla solitudine, ecco veniamo al disegno, ho disegnato una stanza completamente vuota con dentro una palla arancione. Lo sfondo è blu, viola e celeste e penso di aver fatto il disegno giusto e che rappresenta molto bene la solitudine. Questi sono alcuni dei temi che abbiamo. Beatrice, io sentire questo è ascoltare questo significa ascoltare, Cantelmi, questo è avere il coraggio di sentirli i nostri figli, perché sì, anche il coraggio di accogliere quelli che sono i sentimenti negativi, i dolori dei nostri figli. Insomma, a volte noi genitori abbiamo paura di capire che anche i nostri figli soffrono, perché questo ci fa soffrire moltissimo. Ma forse bisogna anche entrarci dentro queste sofferenze e non aver paura di questo. La stessa cosa anche a Isabella Bossi Fedrigotti, fa male, cioè è troppo rischioso poi ascoltare queste cose. No, io spero che quell'insegnante li faccia leggere i compiti ai genitori. Tra l'altro l'ultimo disegno che avete mostrato è veramente agghiacciante, oltre che essere un bellissimo disegno. Bisogna avere il coraggio di ascoltare. E immagino che questo non fossero ragazzi difficili o di quartieri malfamati o comunque ragazzi normalissimi. Sì, ragazzi. Ragazzi normalissimi, a Beatrice tutto questo sicuramente ti ha portato da qualche parte, alla bambina che abbiamo non conosciuto, che però ci ha un po' raccontato della sua storia, di quanto poi la solitudine lasci un segno, certe sensazioni poi ti lasciano un segno, sì. Che è difficile piano piano colmare. Sì, è vero. Però ci ha anche detto Beatrice che da mamma, è la mamma che invece ha il suo sguardo costante sui suoi figli. Sì. Su questo sì, farò altri errori, però non li lascerò mai soli.